Roberto Gervaso, la depressione. Roberto Gervaso, la depressione. Ecco qua, cari amici. Oggi è giovedì 4 dicembre 2014. 4 dicembre 2014, a pagina 29 dell'odierno Corriere della Sera, ecco qua. È l'ultimo libro di Roberto Gervaso, Gli incontri, la storia, l'amore. Così, dopo 60 anni, ho sconfitto la depressione. E dunque, Roberto Gervaso dovrebbe avere 77 anni, mi pare che sia scritto qua. Meno 60, cioè, ha cominciato a essere depresso attorno ai 17 anni. Beh, sì, si comincia presto a sentire la depressione, magari anche prima, si può sentire. Ecco, l'ultimo libro di Roberto Gervaso. Magari tanti non sanno chi sia Roberto Gervaso, però lo è ancora, ma è stato un grande personaggio, un intellettuale, diciamo così, collocato un po' a destra. È stato un grande collaboratore del grande Indro Montanelli. Guarda caso, anche Indro Montanelli fu un grande depresso. Indro Montanelli è campato sino a tardissima età. Egli ha percorso tutto il 1900, lo ha percorso alla grande. È stato corrispondente di guerra ai tempi del ventennio, poi è stato grande giornalista del Corriere della Sera, poi è uscito dal Corriere della Sera. Indro Montanelli ha fondato il giornale finanziato da Berlusconi, e poi ha avuto da dire con Berlusconi, dichiarando: io non sono servo di nessuno. È uscito anche dal giornale, ha fondato un altro quotidiano. E poi ha scritto un gran numero di libri di storia, Indro Montanelli. E a un certo punto della sua vita, per continuare a scrivere questi meravigliosi libri di storia, Indro Montanelli si è preso come collaboratore Roberto Gervaso. E Roberto Gervaso è diventato un giornalista famoso proprio perché firmava, assieme a Montanelli, tanti ottimi libri di storia. E qua parla della sua depressione, che dice è iniziata 60 anni fa, quando egli aveva 17 anni, adesso ne ha 77. Ecco qua, il libro è intitolato Ho ucciso il cane nero. Il cane nero sarebbe la depressione. Il termine depressione venne sdoganato in Italia a livello di narrativa da Giuseppe Berto con un romanzo intitolato Il male oscuro. Erano gli anni 60, diciamo, del secolo scorso, tra il 1960 e il 1970, e si cominciò in Italia a parlare della depressione. In Italia il termine depressione è arrivato molto tardi. Si preferiva parlare di nevrosi, perché anche Sigmund Freud non aveva dedicato tantissimo spazio alla depressione. La depressione viene studiata dai successori di Sigmund Freud. E ripeto, in Italia il mondo della narrativa ha cominciato a conoscere questa malattia con Giuseppe Berto, autore di un'opera autobiografica intitolata Il male oscuro. E qua abbiamo l'opera, l'ultima opera di Roberto Gervaso, dunque Ho ucciso il cane nero, pubblicato da Mondadori. Ci parla Roberto Gervaso della depressione. La definisce giustamente una malattia terribile. Sono tanti i depressi celebri, lo stesso Indro Montanelli,
il quale, nonostante la depressione, arrivò sino a tardissima età. E io ricordo che Roberto, che Indro Montanelli per un certo periodo diresse la rubrica delle lettere al direttore, quella stessa rubrica che sul Corriere della Sera oggi è diretta dallo storico Sergio Romano. E ricordo che in uno dei suoi ultimi interventi su questa rubrica della lettera al direttore, Indro Montanelli si lamentava, dice, di non avere una pistola a portata di mano, perché diceva che arrivati a una certa età e ad una certa situazione psicofisica, la cosa migliore sarebbe quella di andarsene. E siccome dopo un po' morì, e nessuno disse niente, ma io immaginai che, considerata la statura di questo giornalista, grande Indro Montanelli, io sospettai che qualcuno gli avesse fatto misericordiosamente la eutanasia. Ecco, siamo di nuovo qua a parlare della depressione. E Sigmund Freud scrisse la celebre opera, pare nel 1925-26, la celebre opera Il disagio della civiltà. Il disagio della civiltà. E io potrei scrivere, relativamente alla depressione, potrei scrivere Il disagio del patriarcato, perché ci sono tornato tante volte sulla depressione e da questa pubblica web TV on demand, e ho spiegato che la depressione è la malattia tipica caratteristica del patriarcato. Ho spiegato molto bene, molto bene, molto bene. E che cos'è la depressione? La depressione è un ondeggiare tra stati di euforia, stati maniaci e stati di profondo abbattimento psichico, che può arrivare anche a rendere una persona incapace di un minimo di autonomia. E molto spesso la depressione sfocia nel suicidio. Ripeto, depresso celebre fu Indro Montanelli, e un altro depresso celebre fu Vittorio Gassman, un grande attore Vittorio Gassman, attore teatrale e poi attore cinematografico. Non lo vorrei confondere col suo figlio, mi pare che io stia facendo riferimento al grande Vittorio Gassman, il grande attore degli anni 60-70 dello scorso secolo. Un altro grande depresso fu Winston Churchill, affetto da depressione, eppure capace di imporre al Regno Unito la volontà di resistere all'aggressione nazista. Ma anche il grande romanziere George Simenon fu un grande depresso. Una infinità. Sembra che la depressione accompagni in un certo senso la creatività, proprio perché è caratterizzata da questo ondeggiare tra situazioni di grande malinconia, grande tristezza, e situazioni di euforia. E nel Medioevo non si conosceva il termine depressione, però c'erano anche allora i depressi, cioè persone disperate, e in quanto persone disperate venivano trattati come degli indemoniati nel Medioevo. Vabbè, ogni epoca ha le proprie stranezze. Allora, come mai la depressione, io la definiscono la malattia tipica del patriarcato? Anzi, è proprio la struttura patriarcale che determina le personalità depresse. In un certo senso la depressione ce la portiamo
tutti appresso, chi in maniera leggera, chi in maniera media e chi in maniera grave. È un'alternanza di tristezza e di euforia. E perché è lo stesso patriarcato che è composto di fortissime contrapposizioni. Si caratterizza per i suoi estremi il patriarcato. Vi ho detto in tanti video che il patriarcato è fatto di passioni, ha creato le passioni. In matriarcato c'erano i sentimenti, in patriarcato ci sono le passioni. E le passioni determinano che ci siano situazioni di amore e situazioni di odio. Situazioni di ricchezza sfrenata e situazioni di povertà insopportabile, situazioni di costruzione e situazioni di distruzione, guerra e pace, pace e guerra, costruzioni, distruzioni, ricostruzioni. Ecco, quindi c'è un rapporto dialettico tra la società patriarcale e gli individui che vivono in patriarcato. Non ci si deve sorprendere se gli individui che vivono in patriarcato sono soggetti a quella malattia che si chiama depressione, cari amici. Ecco, qua abbiamo una ennesima testimonianza di questa malattia. Così dopo 60 anni ho sconfitto la depressione. Ora Roberto Gervaso ha 77 anni e quindi si vedrà come andranno le cose successivamente. Ok, cari amici? Però depressione uguale patriarcato. Il patriarcato è l'organizzazione sociale che determina lo stato depressivo. Ok, cari amici? Grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.